Due decessi per overdose in pochi mesi non potevano passare inosservati. È così che i carabinieri della compagnia di Brenno hanno dato il via ad una complessa ed articolata indagine che ha permesso di disarticolare un gruppo criminale dedito allo spaccio e consegnare alla giustizia i suoi componenti che movimentavano piccoli e grandi quantitativi di stupefacenti, cocaina, eroina, hashish e marijuana, che andavano a rifornire le piazze di spaccio dell'intera Valle Camonica. Dopo mesi di intercettazioni ambientali e telefoniche, appostamenti, pedinamenti, questo lunedì 29 giugno i carabinieri di Brenno, coordinati dal capitano Filiberto Rosano, hanno dato esecuzione a 23 ordinanze di custodia cautelare indirizzate a 20 cittadini italiani, un marocchino e due albanesi. 8 di loro sono finiti in carcere, 12 agli arresti domiciliari, per gli altri 3 è scattato l'obbligo di dimora nel comune di residenza. L'indagine, denominata Lucignolo, prende il via dopo la morte per overdose di un 48enne di Braone trovato nella sua abitazione dalla sorella e dallo zio. In casa i militari trovano anche materiale riconducibile all'uso di droga. Dall'appartamento manca il cellulare, i sospetti si concentrano su un tentativo di depistaggio messo in atto dal pusher che aveva ceduto la dose letale di droga all'uomo e che utilizzava quell'appartamento come luogo per nascondere cocaina ed eroina. L'indagine prende corpo. Viene dato il via ad una più strutturata attività investigativa che ci ha consentito di individuare i canali di approvvigionamento di diverse tipologie di stupefacente su tutto il territorio dell'intera valle. Nel corso delle indagini, precisamente il 22 febbraio del 2019, viene registrato un secondo decesso, sempre connesso all'assunzione di eroina. Gli accertamenti ci permettono di identificare il pusher, un pregiudicato 45enne di Ceto, risultato essere colui che aveva spacciato le due dosi letali di eroina sia al 48enne di Braone che al 52enne di Ono San Pietro. Individuato il pusher, gli uomini del capitano Rosano risalgono la scala gerarchica dello spaccio ed arrivano ad individuare i grossisti. Dagli spacciatori che operavano sulle piazze comuni è stato possibile risalire ai fornitori italiani e stranieri attivi nel territorio della bassa provincia di Brescia. Il vertice dell'organizzazione è rappresentato da due albanesi, un marocchino ed una coppia di nonni spacciatori. Lui 81enne, lei 74enne, residenti a Provaglio di Seo, che smerciavano diversi chili di cocaina destinati a rifornire gran parte del territorio della Val Camonica. Sullo stesso livello superiore si colloca un pregiudicato magrebino residente a Travagliato, commerciante, che si serviva di due corrieri italiani. Per tutti e tre è stata applicata la custodia cautelare in carcere. I due corrieri sono due fratelli Camuni, residenti a Civitate Camuno e a Piancogno, di 44 e 47 anni, che smerciavano circa mezzo chilo di cocaina a settimana. Il 47enne vendeva 100 dosi di cocaina al giorno. Altrettanto attivi, ma nel traffico anche di eroina, due conviventi residenti ad Arfo, lui un 57enne già in carcere e la sua compagna di 48 anni. Insomma, un'indagine articolata, complessa, che ha portato a diciamo, sgominare comunque un'organizzazione che riforniva a vari livelli la Valle Camonica e altra parte del territorio di Brescia di varie sostanze. Avete sequestrato cocaina, eroina, hashish, marijuana. Sì, intanto era necessario dare un'immediata risposta ai due decessi che si erano verificati nel territorio a distanza di 2 mesi l'uno dall'altro. Durante l'attività di indagine, che è durata circa 6 mesi, erano stati già arrestati in flagranza di reato 17 soggetti e sequestrati importanti quantitativi sia di cocaina che di eroina, ma anche di marijuana e di hashish. Un chilo e 600 grammi di cocaina, 300 grammi di eroina, 500 di marijuana ed un chilo di hashish. Oltre a numerose pattuglie territoriali dell'arma, gli uomini del nucleo operativo e radiomobile questo lunedì mattina sono entrati in azione anche i cinofili di Orio, Alserio e di Lecco. Arresti e perquisizioni oggi sono stati eseguiti ad Arfo, Breno, Piancogno, Esine, Civitate Camuno, Gianico e Braone. L'operazione è scattata alle prime luci dell'alba, quando dopo un briefing presso il comando compagnia gli uomini si sono sparpagliati sul territorio, ognuno con un preciso compito da portare a termine.